Bene, abbiamo visto più da vicino, anche se in maniera sempre molto sintetica, questo grande movimento artistico italiano, il realismo magico, e quindi ci consola perché il realismo è rimasto, no? Non malgrado ci propongono sempre le rotture, le trasgressioni, e qui vediamo che insomma ci rifacciamo a quella che è la nostra cultura medievale. E quattrocentesca, no? Donatello, Piero della Francesca, rivediamo in quelle figure tutti gli studi che erano altro che pre-raffaelliti, erano addirittura pre-rinascimentali, oppure di un primo rinascimento. Quindi vorrei farvi vedere un'opera di Achille Funi, visto che ci siamo, mi è venuta in mente, perché quest'anno, no, il 25 marzo, corrisponde con l'Annunciazione di Gesù. Sono esattamente 9 mesi prima del Natale, per cui abbiamo l'Annunciazione di Gesù, in cui l'angelo annuncia a Maria, appunto, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. In quel momento lei si pone le domande, no? Come faccio? Io non conosco uomo, no? E queste iconografie delle Annunciazioni famosissime che conosciamo abbastanza bene, le più importanti, ma anche nel periodo del realismo magico ce ne sono alcune, e dato che quest'anno non si celebra, diciamo, ufficialmente l'Annunciazione di Gesù perché coincide con la Domenica delle Palme, il 25 marzo, quindi non la faremo il prossimo anno. Per quanto viene spostata nella liturgia durante un giorno feriale, ora non so bene quale, e quindi ovviamente la celebrazione della Domenica delle Palme, che è l'entrata di Gesù in Gerusalemme e tutto quello che poi avviene nella Passione, viene rimandata l'Annunciazione di Gesù. Quindi, però ho qui un'opera che voglio farvi vedere, è l'Annunziata. Voi sapete che l'Annunziata è quando, diciamo, c'è Maria senza l'angelo, per cui l'Annunciazione è il soggetto quando abbiamo l'angelo e Maria. Quando invece l'Annunziata non c'è l'angelo, per cui c'è solo Maria. Famosissima quella di Antonello da Messina, favolosa, ma questa qui è di Achille Funi. Come vedete è un cartone. E vedete che c'è tutto un reticolato a modulo quadrato? Ecco, vedete, e quindi praticamente cosa si faceva? Per fare un mosaico, per fare un affresco, si faceva prima il bozzetto, poi si avvicinava alla parete e attraverso la tecnica della foratura su un intonaco fresco oppure del segno del contorno per il mosaico, veniva poi levato il cartone e veniva effettuata o il mosaico o l'affresco. Quindi questo è un cartone che non è mai stato utilizzato, di Achille Funi, di cui abbiamo visto alcune opere nel documentario di prima. Siamo nel 1930, il periodo in cui rinasce tutta l'arte italiana, non solo l'architettura, la scultura, la pittura, ma ci sono la biennale, la quadriennale, e allo stesso tempo molti artisti ovviamente possono ritrovare quello che è il figurativo, in questo caso il realismo magico di arte sacra, perché anche l'arte sacra viene riproposta. Sapete bene che c'è stato il concordato tra Stato e Chiesa nel 29, e quindi molte figure, anche allegoriche, che ci sembrano, che noi andiamo a vedere, ad esempio quella del mosaico di Piazza Augusto Imperatore, c'è tutta un'allegoria al battesimo di Gesù, alla crocifissione e alla risurrezione. Però poi ci fermeremo adesso che faremo qualche visita lungo appunto la via dei Pellegrini. E qui vediamo l'Annunciata. Allora l'Annunciata cos'ha? Di fronte a lei ha l'angelo, che non c'è, non si vede. Però guarda nella direzione verso l'angelo. Noi dove guardiamo? Noi non possiamo guardare dove guarda lei. Solo lei può guardare lì.
Allora, dov'è il messaggio di questa opera e di Achille Funi? E noi guardiamo esattamente nell'asse ortogonale a quello che guarda Maria. Quindi, se voi vedete la linea immaginaria in cui guarda Maria, la linea immaginaria in cui guardiamo noi, creiamo con le due linee una croce perfetta. Quindi noi possiamo vedere la croce solo ed unicamente attraverso Maria. Ecco, questi sono dei messaggi che ora io ve l'ho detto, ma noi li percepiamo lo stesso. No, li percepiamo. Ma ecco, saperlo già ci avvicina, io faccio un po' da tutor, alla comprensione dell'arte sacra.